Un progetto nato 3 anni fa e portato avanti dalle successive quinte dell'Istituto Benedetto Castelli di Brescia, che simula lo smistamento dei pacchi in base a peso e materiale, il tutto gestito mediante PLC. Un progetto completo realizzato con materiali di riciclo sul quale i ragazzi hanno lavorato con passione durante le ore di laboratorio. È nato esattamente 3 anni fa con una delle vecchie quinte dell'ITIS, perché appunto in quinta veniva portato un progetto alla maturità ed è stato deciso di creare questo progetto che poi le due successive quinte hanno deciso di continuare ed implementare. Alla fine questo progetto è arrivato a simulare quello che potrebbe succedere in una piccola azienda per quanto riguarda lo smistamento dei pezzi, perché abbiamo appunto uno smistamento dei pacchi in base a peso e materiale. Questo progetto prevede in particolare 3 zone. La prima, che è quella di smistamento dei pacchi in base al materiale. Se il pacco è ferroso viene scartato, se invece è un pacco non ferroso continua, viene timbrato, passa in un forno e infine viene smistato in base al peso. Se è leggero andrà in una parte del magazzino, se no andrà in un'altra. Tutto questo processo è stato gestito con PLC, che è un piccolo computer industriale, e con Arduino, che ci permette senza costi troppo elevati di gestire ingressi analogici come quello della pesa del pacco. Questo progetto, nato appunto come ha detto già il mio compagno 3 anni fa in quinta, utilizza principalmente dei materiali che sono stati recuperati da altri progetti o addirittura da elementi di scarto. Infatti, per esempio, appoggia su dei bancali di legno che sono stati recuperati, oppure, come si può vedere all'interno del progetto, i pistoni utilizzati non sono di una marca singola, ma vengono recuperati man mano dai vari progetti che vengono smontati, che sono stati realizzati negli altri anni. Rappresenta comunque però un progetto completo a livello di materie, infatti qua dentro comprendiamo la parte di impiantistica, che rappresenta TPS, la parte di elettronica di potenza, che è appunto elettrotecnica, e la parte di sistemi, che è il programma di controllo del nostro impianto. Quindi si può dire che questo progetto, se fosse possibile portarlo ad un esame, sarebbe un esempio di progetto ideale da portare. Non hanno mai mollato, sono motivati anche perché vedono dalla materia, dalle materie teoriche al laboratorio la realizzazione dei progetti, tutte le fasi di lavorazione. Come ha già detto Falineri, sono stati usati dei materiali di risulta. Abbiamo usato dei motori di tergicristalli, dei pezzi dei vecchi computer, del legno. L'unico aiuto dal di fuori del dipartimento di elettrotecnica, ci siamo appoggiati al dipartimento di meccanica, quindi abbiamo avuto un aiuto notevole del dipartimento di meccanica. Tempo anche di esami, infatti tra meno di una settimana, mercoledì 26, gli studenti saranno richiamati in aula per l'esame di maturità. Un augurio per i maturandi lo porge anche il dirigente scolastico dell'ITIS, De Baldini Simonetta. Sì, qui sono attorno ai 350, adesso il numero esatto non lo ricordo, però è questo, sono un gruppo molto folto. Devi pensare che ci sono 10 commissioni che lavoreranno, opereranno, ogni commissione ha 2 classi, e quindi si va presto a fare un po' il conto. Vedremo come fanno. Io non credo che questo esame sia per l'istruzione tecnica un esame completamente nuovo. Certamente le novità sono concentrate nel primo scritto e nella formulazione della prova orale. Il secondo scritto, loro sono abituati all'interdisciplinarità per forza di cose nel settore tecnologico. Ma anche l'orale, secondo me, è più un timore di affrontare una metodologia mai utilizzata prima, o meglio, che avrebbe dovuto essere utilizzata anche prima, ma non si è mai riuscito a introdurla bene. È più un timore a partire con questa cosa che poi l'effettiva reale difficoltà. Finalmente si parla di un colloquio d'esame e non di un esame orale, e le parole hanno un significato. Colloquio è una cosa, un esame orale è un'altra. L'esame orale si fa all'università
il colloquio dell'esame è un incontro, una discussione tra il candidato e la commissione su temi, non è un quiz della patente. Quindi secondo me, se tutto viene svolto bene, la formazione che è stata fatta per i docenti, per i presidenti, gli incontri, il fatto stesso che Brescia abbia messo in campo un dirigente scolastico per ogni ambito territoriale di riferimento per le commissioni, quindi un impegno non indifferente rispetto agli anni precedenti quando c'era una e una sola persona, fa sì che non ci saranno difficoltà e le commissioni saranno supportate in modo da utilizzare tutti gli stessi metri di giudizio, e secondo me vedrà che andrà bene. Allora facciamo in bocca al lupo a tutti i maturandi. Beh, io penso che tutti i maturandi, una volta giunti all'esame, se la scuola ha lavorato bene, hanno gli strumenti per superarlo, quindi un in bocca al lupo, ma con una certa serenità, ecco.